Quanti di voi hanno visto il film The Social Network? L'avete visto? Abbastanza. Vi ricordate che c'è un momento in cui i due gemelli che dicono che Zuckerberg gli ha rubato il progetto di Facebook vanno dal rettore e protestano, dicono: guarda che questo mi ha rubato l'idea, lo devi punire. E il rettore gli risponde: i giovani oggi non devono più cercare un lavoro, ma inventarsi e creare un lavoro. E questo è tanto più vero oggi in Italia, dove il lavoro non c'è. Ma è vero sempre, perché in questo momento la tecnologia vi consente di farlo, vi consente di partire presto, ma anche molto prima di 18 anni. Per esempio, l'anno scorso in America ho conosciuto quello che è il più giovane amministratore delegato d'America. L'anno scorso aveva 12 anni e ancora credo che sia il più giovane d'America. Queen! Microfono, ce n'è un altro, vai! You need your smartphone? Ok, you wait, ok. Should I put, move this? Ok, I do it. I hope you can do it. Ok, it's working. Ok, I'll be your assistant. Ok. Hi, my name is Quinn Attenayer. I'm 13 years old and I'm a maker. Lui c'ha 13 anni e è un maker. Questo lo capivo anch'io. Everyone can be a maker, kids, adults, no matter what job you have, if it's in engineering, art, design, anyone. Tutti possono essere maker, bambini, adulti, giovani, vecchi, tutti. Non ci sono limiti per diventare maker. I'll tell my story about becoming a maker. Think to yourself, what can I do? What can I make? E adesso vi ci racconta la sua storia, quello che lui è davvero realizzato e sa fare. Okay, I'll do it. Although my story is in electronics and Arduino, how I learn can be applied to any field. So if any passion of yours, so say it was in games, if it was in art, anywhere. Allora, anche se la sua storia riguarda molto l'elettronica ed Arduino, voi sapete cos'è Arduino? Brava, felice che tu, bravo anche tu laggiù, pochissimi. Allora, 10 anni fa, 4 studenti italiani hanno inventato una piattaforma che è diventata lo strumento col quale le persone di tutto il mondo inventano progetti di elettronica. Si chiama Arduino, l'hanno fatto 4 studenti, 4 ragazzi ebrea. Uno di questi ragazzi, tra l'altro, è il co-curatore con me della Maker Faire, si chiama Massimo Banzi ed è un leader mondiale di questo mondo. Quindi, anzi, vi mando un applauso a Massimo da voi. Che davvero, io vi dico che quando vado in giro con Massimo, in giro per il mondo, è come quando vado, come andare con Clooney al Festival di Cannes, no? Tutti che gli chiedono l'autografo, lo fermano. Adesso cominciamo a farlo anche in Italia. Quindi lui diceva: anche se non, la vostra passione non è l'elettronica, potete essere maker in mille altri modi e fare comunque delle cose. Next slide. Or next one. Ok. Again? More. Ok. So, space projects. I started out by getting Make Magazine. My parents got it for me for Christmas one year, and we saw that there was this thing called a Maker Faire, and so I went to one in California about 3 years ago, and it was amazing, and I got... But 3 years ago you were just 10? Yeah. Okay. Lui dice in sostanza che a un certo punto ha scoperto questa rivista Make, che è una grande rivista americana che si occupa di questo. Ha scoperto che c'erano le Maker Faire 3 anni fa e si è appassionato a questa cosa, quando aveva 10 anni. Next slide. So I started That's out... Arduino. Yeah, I started out by getting an Arduino and getting started with Arduino, the book by Massimo Banzi, and I listened to his talk there too. And so from there, I just went online, went home, and started programming. It was really fun, and so that's how I got started at Maker Faire. E lui in sostanza, questa Maker Faire, ha conosciuto, ha sentito un discorso di Massimo Banzi, se n'è innamorato e gli è cambiata la vita. Okay, next slide. Next slide. That's so good. Yeah, go. So this is Instructables.com. It's a tutorial site where you can both teach and learn. So you can make tutorials about your project and you can teach others how to make it. Allora, la cosa bella di questo mondo è che non dovete andare a scuola per imparare. Ci sta un sito, per esempio, lui ci ha citato Instructables, ma ce ne sono vari altri, dove voi andate e se avete qualcosa da insegnare, lo insegnate. E se avete qualcosa da imparare, vi scaricate il tutorial e imparate a farlo. Non avete bisogno di chiedere il permesso di nessuno. Prendete e fatelo. So within 2 weeks of learning Arduino, right after the Maker Faire, I started an Instructables page, and so I started posting my projects. I started out with a simple LED program on Arduino. E in pratica, dopo 2 settimane che lui aveva scoperto Arduino e Instructables, ha cominciato a postare i suoi progetti, ha già imparato a farli. Quindi si è aperto la sua pagina su Instructables e ha cominciato a raccontare lui e agli altri come si facevano le cose. As of right now, I have 28 Instructables and over 380,000 views. So I've been posting... 300? Yeah, 380,000. 380,000 views su Instructables, Lucia. Non è male.
So this is one of my favorite ones. It's called the Quasi-Duino or Almost Duino in Italian. Almost Duino? Yeah. Quasi-Duino. So it's basically just the chip of the Arduino and a button. And so I went into the some of the core software, and I went in and made it so that it runs internally on without having to have any external components but a reset button. So really inexpensive. Allora, questo è il suo primo progetto, tecnicamente un po' complicato, non costa nulla farlo, è stato abbastanza facile. And this is the Fuzzbot. So it's basically this is going to be fun. Yeah, it's basically an Arduino compatible robot and an ultrasonic distance sensor, so it can tell when it's running into obstacles. And it has a Swiffer duster on the back, which can go around and dust your house. E questo è un robot. Tra l'altro li vedrete molti di questi robot di Arduino fatti così sulle ruote che girano. Questo in particolare spara della schiuma. This is the Android Dicebot. So it has two LEDs for eyes, a 7-segment, and an accelerometer. So when you shake it, it comes out with a number between 1 and 6. Sorry, I miss it. And so, with so, Android Dicebot? Yeah, so it's a digital dice. So when you shake it, it comes out. Ah, sono come dei dati digitali. Tu lo agiti e lui come se avessi lanciato i dati. This is my most recent instructable. I showed this at the White House Maker Faire. And so it's the same robot, but with NFC. So it goes around an obstacle course collecting points and Why is the course? You just give lesson for the robot? What was that? Why is a course? It's a course like... Yeah, it's an obstacle course, and you go around and you try and go over as many NFC tags as you can, or targets. Questo qua si è inventato un percorso ostacoli per un robot. So this is where I learned most of what I know right now. So Sparfun, Adafruit, Arduino. You go, andate su questi tre siti e trovate tantissimi strumenti per imparare. They're all open source, and so I could just go online and learn whatever I needed to learn to make the project that I wanted to do. And also right here, could you go back? Yeah, sure. So these are some of my mentors. First, it's Nathan from Sparkfun and Bob from Atmel. And so I learned, they helped me a lot with my projects, they helped me a lot with specific questions that I have. Allora, lui ci sta raccontando la storia dei suoi mentor, cioè di due persone. I mentor sono delle persone che nella vita decidono di aiutarti. È molto importante trovare qualcuno, un adulto, meglio, un professore, un docente, una professoressa, ma anche un amico che ti comincia a aiutare e ti porta dentro questo mondo. So mentors are a key way to learn. If you're at the fair, go around and find someone who has a similar interest to you, and you can work together on a project and they can maybe help you out. E quindi col mentore il progetto si fa insieme, un pezzo per uno, vi aiutate l'un l'altro. Oh, could you go back? Okay, again. So this is my business, Key Techno, and so I'm the CEO and I sell products. Questa qua è la sua azienda, si chiama così, Key Techno. Lui è l'amministratore delegato. Io non so se in Italia, credo di no, è possibile anche diventare amministratore delegati a 13 anni, 12 anni, però... I want to ask you something, perché secondo me è molto importante in questi casi non solo il ruolo dei docenti ma anche il ruolo dei genitori. Io sono papà di due bambini, quindi me lo chiedo anch'io spesso. How important is to have a wonderful parents that support you in this passion? Yeah, it really helps because they support you in all your projects and just making, so. Tra l'altro i genitori, li vedete, sono tutti qua in prima fila, tutti più emozionati con i telefonini che li filmano, li raccontano, per loro è un momento magico proprio, vai. Yeah, so I also teach classes in Arduino. I teach an intro to Arduino class. I've taught 6 classes right now, and I teach to both kids and adults to help them learn. So I wanted to share with the community what I know, and so they can teach other people too. Allora, il mondo si è così rovesciato che adesso sono i ragazzi come lui o i ragazzi come voi che insegnano agli adulti. Io imparo internet da voi, imparo i social media da voi, e lui insegna Arduino, a 13 anni fa classi di Arduino. So these are social androids, and so this is version 2 of the Android Dicebot. So this has a LED matrix on the stomach, and it has IR senders and receivers in the feet, as well as an Arduino board inside. And so when it sees another android, then it has a smiley face or a heart based on social interaction. But when it doesn't have any interaction, it has a Z for sleeping. Lui ha anche costruito questi robot che interagiscono l'un l'altro, si trasmettono delle emozioni, se uno sorride o non sorride l'altro reagisce. Sono dei robot sociali, degli android sociali, socievoli. One of the most fun things that I've done
traveling to maker fairs, and this is the Maker Faire White House, where here in this picture it's Will I Am from the Black Eyed Peas. So it was really cool. So I hope you all become makers. It's really fun. I love to make. I don't do it because I have to. It's because I really like it. Bene. Allora, io spero davvero che tutti voi possiate diventare maker. Vedrete, è un mondo meraviglioso. Grazie, Queen.